Vasquez, Venturin, Aldo Agropi, vecchio cuore Granata. Senti la partita. Il tocco è per Vasquez. Gira in mezzo un pallone che filtra a favore di Scifo. Corridoio centrale per Scifo, sinistro sul fondo. Rinvio. Colpo di testa a seguire di Casagrande, lo scatto di Martin Vasquez, lo anticipa l'Asa. Sull'Asa poi ancora Casagrande. Che hai acquisito. Bruno, pallonetto a seguire. Martin Vasquez, palla messa, sollecita di Venturin, ancora per Vasquez che tenta di mettere in mezzo, intercettano gli spagnoli, poi c'è fallo. Potrebbe essere molto pericoloso il madrileno, può darsi che però sui calci piazzati, i calci d'angolo, verrà preso in consegna da qualche altro giocatore del Torino. Sì, anche perché Fusi è un giocatore di grande senso tattico, non è il caso forse di sterilirne gli estri mettendolo in marcatura a uomo su un giocatore, vedi che sta giostrando al centrocampo. Sì, che non ha un controllo felice, entra ancora in possesso di palla, lo gira su Martin Vasquez che si allunga il pallone, riesce in qualche modo a restarne in possesso. Le buonissime gare. Il giocatore, l'allenatore del Real Madrid è Arnotto del Real Madrid, anche perché stasera mancano giocatori importanti, sbaglia Sanchez e soprattutto in difesa manca Sanchez, un giocatore determinante. Il tocco è per Vasquez, doppio scambio con Lentini, poi Vasquez si fa soffiare il pallone, la manovra lunga Hierro. Sì, abbiamo visto sul tabellone che il Panathinaikos sta vincendo con la Samp a Genova. Parte intanto. No, direi che il Real sta soffrendo, anche se il suo allenatore aveva detto che avrebbe giocato in attacco sin dal primo minuto. Non mi... Una partita tra Juventus e Milan ed è anche piovuto quest'oggi. Comunque terreno in condizioni più che accettabili. Mussi, Vasquez, scendo su di lui, dentro molto bene per Lentini in posizione regolare. Parabola molto tagliata. Dentro un buon pallone per Hagi, va al dribbling, lo ferma ottimamente Venturin, quindi è Cravero. Ora Martin Vasquez, ancora una esitazione. Gioco prosegue, ecco in azione Bruno. Tocca per Vasquez. Non ce la fanno, non è la loro scelta. Vasquez. Alza la palla. Angolo. No, calcio d'angolo. Lo batte lo stesso Vasquez, troppo basso. Il campionato. Non vedo il Torino come non potrebbe giocare per vincere quel campionato. Ahi, pallone al Torino, i giocatori del Real, Scifo, Vasquez, cerca di... Colpo di testa intanto di Vasquez, questa volta l'Asa. Lo disturba Vasquez, favorisce Fusi, subito va a coprirlo all'indietro secondo uno schema tattico che funziona perfettamente nel anticipato Lentini. Poi Martin Vasquez, Cravero, Scifo, sempre Scifo, tocca a Martin Vasquez, ancora un errore da parte dello spagnolo che dà via lì. Quelli che sono in quel giocatore. Martin Vasquez. Parte il suo cross verso Cravero, lo stacco agonistico. Si ubbidisce anche all'istinto, palla leggermente lunga per Lentini che ha la possibilità però di tornare sul pallone, lo dà bene a Martin Vasquez. Ancora Vasquez per Fusi, fermato, il rimpallo per Vasquez, perde il tempo per la battuta di prima, dà però a Cravero e là finisce per perderlo, poi attacca Agi, gioco molto confuso, Martin Vasquez da Mussi, buon lavoro di Mussi, la palla è per Scifo, Scifo per Casagrande, scatta Vasquez, Casagrande effettua un dribbling verso il centro e poi è Scifo che dà a Vasquez, il quale dà subito in mezzo, la palla per Casagrande, ribattuto il suo tiro. Parte il lancio in profondità, buono stacco da parte di Lentini, il pallonetto di Martin Vasquez che poi cambia gioco su Scifo, Scifo e Cendo.
stringe la marcatura a Cendo, controlla bene Scifo, sguscia all'indietro, viene strattonato per la maglia, il suggerimento per la maglia, il suggerimento però verso Fusi è intercettato. Buono il pressing del Torino, Fusi recupera, la palla è per Martin Vasquez, un dribbling al limite, ancora il pallone per Vasquez, giù, calcio di punizione. Pierre Bujo e il Torino sta vivendo su quel vantaggio, mentre Martin Vasquez dà un gran pallone a Scifo, va Scifo alla battuta, alto. Torino da Vasquez, Vasquez con la punta del piede a casa grande, di prima per Annoni, buona azione. Gioca anche di fino Annoni, è diventato bravissimo. Ma veramente, ti ho detto, io l'ho avuto a Como questo ragazzo, era già un giocatore con grande volontà, grande entusiasmo e grande spirito di sacrificio, evidentemente tutto questo l'ha portato a dei miglioramenti incredibili. Intanto c'è un intervento. Salta Martin Vasquez, pallone però controllato da Mussi, cerca e trova Martin Vasquez, d'esterno verso Fusi, ma è motivo di merito. Intanto buon lavoro proprio di Mussi a favore di Lentini, che ha un ampio corridoio, si allunga forse troppo il pallone, lo gioca poi a favore di Martin Vasquez, sul quale va a chiudere l'asa, esterno di Martin Vasquez, leggermente parte il cross, stacca Casagrande, la Vasquez che fa filtrare il pallone per Fusi, il quale tocca a Lentini, Lentini ancora per Vasquez, di prima in profondità non filtra il pallone, pasticcio. Fascia destra, Martini secondo Llorente. Llorente gioca partendo da lontano, mentre Martin Vasquez, vedete, va a effettuare il cross troppo sul portiere, che calibra un preciso suggerimento per Martin Vasquez, converge bene, il dribbling ancora, va verso il fondo, lo chiude, però è molto bravo sul cambio di passo, ma bene il Venturin, Martin Vasquez, cambia, sì, stacco buono da parte, è uno schema che il Real ha già provato 2 o 3 volte sulla sinistra, fulmine alla velocità di Paco Llorente, ora il Real in pressing, Casagrande, colpo di tacco per Vasquez, Vasquez resiste, Cendo su di lui. Cambia il gioco Vasquez, ma sbaglia traiettoria, break ancora di Scifo, attenzione c'è Vasquez sulla sinistra, Vasquez eccolo servito, parte il traversone ancora per Scifo, tiro di Scifo e ancora la deviazione. Scifo, Vasquez di prima su Lentini, ha di fronte Cento, lo punta, vanno i due a terra, ancora Lentini. Bene su Martin Vasquez, aia, stavolta non si è capito con i compagni, recupera però bene lo stesso Vasquez, Venturin, recupera però bene lo stesso Vasquez, Venturin, tocco per Scifo, Vasquez di prima, ottimamente per Lentini, Valentini, punta Cendo, scatta a fondo campo, Valentini, il cross, la palla è per Fusi e c'è gol di Fusi. Con una sicurezza ha bloccato questa palla che non era assolutamente facile. Intanto c'è un fallo. Il colpo di testa in copertura di Miglia, ancora sordo, poi Martin Vasquez, Paco Llorente. Ha meritato questa vittoria. Ecco, vedi che si è equilibrato il possesso di palla nel secondo tempo, nel primo tempo era stato nettamente.